Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Stati generali, Conte dice cassa integrazione farraginosa, la riformiamo. Questo governo non abbandonerà i lavoratori per strada. CGIL e CISL dicono stop ai licenziamenti fino al 2021, serve patto tra le parti sociali. Sulla cassa integrazione ha annunciato il provvedimento che permette, per permettere alle aziende di chiedere subito le settimane previste a settembre. Dopo i ritardi della CIG si lavora un meccanismo nuovo e molto più veloce. Furlan dice incontro positivo, Landini dice ottenuto un primo risultato ma non ancora sufficiente. Il Premier presenta il progetto dell'esecutivo. Sostegno alle transizioni occupazionali, tutela del reddito, promozione della qualità del lavoro. La Confindustria dice benvenga il loro piano. La ministra Catalfo ha detto da CDM via libera alle aziende che hanno esaurito le 14 settimane di cassa integrazione per anticipare le ulteriori 4 previste. Giulio Giorello è morto, il filosofo ricoverato per coronavirus, era stato dimesso 10 giorni fa. Dopo la malattia aveva sposato la compagna Roberta Pelachin. Dimesso a metà maggio, le sue condizioni si sarebbero aggravate negli ultimi giorni. Nato a Milano nel 1945, è stato uno tra i maggiori epistemologi degli ultimi decenni, durante i quali si è dedicato alle relazioni tra scienza, etica e politica. Conte ha detto: perdiamo un pensatore mai banale. Movimento 5 Stelle, il giornale spagnolo ABC dice dal Venezuela di Chavez 3 milioni e mezzo nel 2010. Caracas risponde che è una menzogna della destra. Casaleggio ha detto che querela. Diventa un caso la notizia pubblicata dal quotidiano spagnolo in un presunto documento. Dell'intelligence militare di Caracas si ricostruisce la storia di un finanziamento in nero approvato da Maduro, allora era ministro degli esteri di Chavez per il Movimento 5 Stelle. A ricevere il denaro in contanti sarebbe stato Gianroberto Casaleggio. Il figlio del fondatore smentisce e annuncia denunce, dice fake news uscite più volte, l'ultima nel 2016. Dalle smentite ora passeremo alle querele. Fonti diplomatiche dell'ambasciata venezuelana dicono si tratta di un'informazione falsa e assurda, un documento contraffatto, adiremo le vie legali. Milano, i lavoratori dello spettacolo contestano il ministro Franceschini, dicono è una falsa partenza, molti di noi non potranno tornare in scena. Questa per noi è una falsa partenza, ripartenza, perché tanti di noi non ritorneranno a lavorare prima dell'autunno. Diana è una sarta di scena di un teatro milanese e oggi ha partecipato al presidio di protesta dei lavoratori dello spettacolo fuori dalla Triennale di Milano. Fonici, tecnici delle luci, macchinisti, attrici e registi appunto chiedono un reddito di continuità per poter continuare a fare il proprio lavoro. Rayshard Brooks, l'autopsia, morto per 2 proiettili alla schiena. La nipote dice siamo stanchi, quante proteste per fermare le morti. Durante la conferenza stampa la famiglia del 27enne ucciso durante un fermo di polizia ad Atlanta ha chiesto che i 2 poliziotti coinvolti finiscano in prigione. Il procuratore distrettuale della contea di Fulton ha dichiarato che Garrett Rolfe, l'agente che ha premuto il grilletto, potrebbe essere incriminato entro mercoledì. Notizie da Napoli e dalla Campania. Napoli senza regole, maxi torneo di calcetto in piazza, mercato tra fumogeni neomelodici e folla di spettatori. Ha dell'incredibile quello che sta accadendo, appunto, che è accaduto ieri sera a Piazza Mercato, un maxi torneo di calcetto a 12 squadre e in pieno svolgimento mentre ancora sono in vigore le regole che impongono lo stop forzato agli sport di contatto e le regole che impongono il distanziamento sociale per scongiurare il pericolo di nuovi contagi da Covid-19. Centinaia di persone ammassate dietro le transenne improvvisate, appunto, hanno assistito al match di calcio, calcio a 5, a cui partecipano decine di calciatori amatoriali. Una organizzazione che ha previsto anche i minimi dettagli con fotografi, droni e fuochi d'artificio sparati prima del calcio d'inizio. Napoli, centri sociali in corteo, liberate gli attivisti, dicono lancio di petardi, sfila anche l'assessore De Maio. È partito da Piazza Bellini, centro storico di Napoli, un corteo di centinaia di appartamenti al centro sociale.
il centro sociale appunto che si chiama Insurgencia, diretto fino alla questura. E nel percorso i manifestanti hanno esploso 6 petardi. Giunti davanti alla questura, i manifestanti si sono riuniti in presidio chiedendo la liberazione dei detenuti. Notizie da Treviso e dal Veneto. Nella Marca tutti in fabbrica ad agosto, ferie a rotazione per non chiudere più. Tecnica, Geox e Home, i colossi dicono avanti a pieno regime anche in estate e i sindacati rispondono operai disponibili allo sforzo. Treviso organizza la festa di fine anno in piazza per i bimbi separati dal lockdown, un modo per festeggiare l'allentamento delle misure anticovid che hanno costretto i bambini a stare lontani dalle aule. Sono previsti interventi di giocolieri ed animatori con spettacoli e distribuzione di gadget. L'appuntamento è per il 19 giugno. Ancora tensione alla Serena, migrante ferito a colpi di taglierino. Una lite nata per dissapore di tipo religioso è scoppiata nella notte tra sabato e domenica all'interno della caserma di Casier, i cui ospiti sono in quarantena. A calmare gli animi è intervenuta la polizia. Un profugo pakistano è stato trasportato al pronto soccorso del Cafoncello. Palio di Montebelluna, l'ULSS 2 dice non ci sono le condizioni per farlo. L'edizione di quest'anno è sempre più vicina alla cancellazione, quindi impossibile riprendere gli allenamenti con i carri e organizzare un grande evento di massa come nelle scorse edizioni. Cafoncello, nuova macchina per i tamponi, dicono ci prepariamo al ritorno del virus. Il dottor Roberto Rigoli, responsabile dell'unità operativi di microbiologia di Treviso, ha presentato lunedì 15 giugno il piano dell'ULSS 2 per affrontare il virus nei prossimi mesi. E adesso passiamo alle notizie del Friuli Venezia Giulia e diamo subito la parola alla nostra inviata Sabrina Ciccotti per gli ultimi aggiornamenti. In Friuli Venezia Giulia, a partire dal 15 giugno 2020, per tutti i bambini e ragazzi sarà possibile recarsi nei parchi e in tutti quei luoghi all'aperto e al chiuso dove si svolgono attività ricreative, ludico ed educative. Riaprono nello stesso tempo teatri, sale cinematografiche, sale slot e bingo. Inoltre, a partire dal 19 giugno, sarà possibile la riapertura delle sale da ballo e le discoteche. È tutto per ora. Sabrina Ciccotti da Udine per Radio Science. Bene, ringraziamo Sabrina Ciccotti per le ultime informazioni. E adesso diamo lettura delle notizie di questa mattina. Maturità in Friuli Venezia Giulia, maxi orale per 9.008 studenti. Insediate le commissioni, si parte mercoledì 17 giugno e si proseguirà fino al 10 luglio. Il messaggio di Liliana Segre che dice siete già maturi, un grande abbraccio dalla vostra nonna ideale. Conto alla rovescia quindi per gli studenti di tutta Italia. Solo 9.008 in Friuli Venezia Giulia alle prese con l'esame di maturità più discusso da quando nel 1923 venne introdotto dal ministro Giovanni Gentile. L'emergenza Covid ha stravolto l'anno scolastico appena concluso, in primis sospendendo ad interim le lezioni frontali, sostituite con la discussa didattica a distanza e poi rivoluzionando gli esami di fine ciclo maturità compresa. Gorizia punta a valorizzare il parco Basaglia nel progetto La realizzazione anche di un museo per ricordare la riforma psichiatrica. Cari amici, anche ieri ho visto tanta gente in centro città, commenta il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, a passeggio, in bici, adulti, giovani, bimbi, insomma tanta bella gente. Dobbiamo continuare così, riprenderci la nostra città, la nostra bellissima città. Stiamo preparando un programma di eventi estivi da realizzarsi nella massima sicurezza che presenteremo presto. Ho voluto parodiare un vecchio spot per dirvi che Gorizia è nostra, ci aspetta ogni giorno e una passeggiata in città è il miglior aiuto per recuperare energia e serenità, sempre rispettando le misure anticontagio. Da giorni non c'è alcun nuovo caso e rimane un'unica persona positiva. Tutti gli altri sono guariti. Verrà il momento in cui ci faremo un aperitivo tutti assieme.
Copca la sentenza per il crack slitta al 2021, nuova udienza a porte chiuse nell'ambito del processo agli ex vertici della cooperativa carnica. Il processo per il crack Copca non si concluderà entro l'anno. Il calendario prevede un'udienza per il 15 dicembre, fatto che lascia intendere che la decisione dei giudici slitterà al 2021. Insomma, il Tribunale a Udine si è tenuta una nuova udienza celebrata a porte chiuse nell'ambito del processo agli ex vertici della cooperativa carnica. Sono 16 gli imputati, alcuni dei quali erano presenti in aula. Circonvallazione San Vito, conto alla rovescia gli sgoccioli per l'apertura, sopralluogo della giunta comunale guidata dal sindaco Antonio Di Bisceglie al cantiere a San Vito al Tagliamento, nella giornata in cui per tradizione si festeggia il santo patrono, è l'occasione per la giunta comunale guidata dal sindaco Antonio Bisceglie per un sopralluogo all'attesa cantiere della circonvallazione per verificare lo stato di avanzamento dei lavori dell'importante infrastruttura viaria. Castionza, esplode una bombola di GPL e incidente nel tardo pomeriggio in via Saba. Una persona è rimasta ferita in modo serio nello scoppio. Poco dopo le 17:30 si è registrata un'esplosione nelle pertinenze di un'abitazione in via Saba, Castionza di Strada. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco con una squadra inviata dal comando provinciale di Udine. Giunti sul posto, i pompieri hanno trovato l'annesso della casa con il tetto divelto appunto dallo scoppio della bombola di GPL. Bene, con questo è tutto, cari amici. Termina qui questa edizione di stamattina della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.